e accingo quindi a presentare l'ultimo intervento, ma non per importanza ovviamente, ovvero gli studenti dell'Istituto Luigi Einaudi di Roma, i quali, seguiti dai tutor Sabrina Ratapalis, hanno seguito il percorso di alternanza scuola-lavoro intitolato Come organizzare e gestire eventi istituzionali nell'ambito ambientale, ideare e realizzare singoli eventi per la ricerca ambientale. Questo? Scusate l'inconveniente. Tranquilla, non cerco io. Scusami, no, grazie. Allora. Un'altra, vabbè, quella vestita di nero, scritta nero. Allora, buonasera, svegli tutti quanti, quasi no? Siamo giunti alla fine di questa maratona e insomma è stata un'avventura piuttosto bella, direi, importante, bella e sicuramente formativa per tutti. E i ragazzi che sono stati così pazienti da seguire questa avventura oggi in particolare si sono trovati in triplice veste, un po' come lo sono stato io già da gennaio durante il percorso, ossia loro hanno appreso diciamo gli obiettivi che ci eravamo proposti e hanno organizzato questa giornata. Esporranno le slide un po' ciascuno. Mi dispiace per una ragazza che è dovuta andare via prima, Rebecca sarà sostituita sempre da loro, è andata a fare un colloquio di lavoro per cui era un impegno importante, vi saluta e vi ringrazia comunque. Allora, che cosa ci eravamo proposti? Principalmente ci eravamo proposti di imparare a lavorare in team e di mettere in pratica la realizzazione di un meeting, di un convegno, di un workshop, di un seminario. Gli argomenti trattati durante il cammino sicuramente sono stati innovativi per loro, perché si sono usati anche termini che ancora non erano familiari a loro, per cui comunque una terminologia nuova. Abbiamo avuto qualche inconveniente complessità incontrati durante il percorso? Sì. Piccole cose, non gravi, e sono state il risultato di una attenzione prolungata da mantenere, il capire come qui in ISPRA avviene la realizzazione di un evento, perché comunque ISPRA, essendo un istituto di ricerca istituzionale e statale, ha dei protocolli piuttosto rigidi interni da seguire, per cui la parte teorica che loro hanno dovuto imparare è stata diciamo quella più complicata e più faticosa. I punti di forza, sicuramente un possibile percorso lavorativo futuro per loro, che si sono un po' spaventati e hanno detto no, noi gli eventi non li faremo mai, però forse invece magari ci si troveranno e saranno un filo preparati. L'esperienza organizzativa ha visto molteplici attori
chiamati, diciamo, a collaborare con noi. E gli obiettivi raggiunti forse sì, perché diciamo che conoscenze teoriche, pratiche, logistiche di comunicazione e dell'organizzazione di un evento le hanno apprese. Spero di aver passato una piccola cassetta degli attrezzi che potrà servirgli magari in futuro, soltanto per l'organizzazione di una festa, magari non proprio di un evento complesso. Adesso passo la parola a turno a loro, prego. Io sono Francesca e noi siamo i ragazzi dell'Istituto Superiore Luigi Naudi dell'indirizzo turistico e siamo qui perché il giorno 25 gennaio 2018 abbiamo assistito alla presentazione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro proposto da ISPRA e la scuola ha deciso di aderire scegliendo alcuni alunni della nostra classe. Lo scopo del nostro stage è stato organizzare e gestire eventi istituzionali in ambito ambientale ed era realizzare singoli eventi per la ricerca ambientale. Le macrofasi utilizzate per la realizzazione di un evento sono state tre. La prima fase è la fase teorica, dove abbiamo studiato l'organigramma dell'istituto e la conoscenza dell'area comunicazioni dell'ISPRA e il diagramma di flusso con tutte le fasi organizzative di un evento, cioè pianificazione, erogazione, allestimento, disallestimento e post-evento. La seconda fase sono stati i primi approcci reali, dove abbiamo fatto le nostre prime esperienze sul campo. E la terza fase invece sono state le esperienze lavorative dirette e l'organizzazione di un evento. E appunto è stata un'esperienza diretta come supporto organizzativo nelle sedi congressuali. E adesso passo la parola ad Alessia che comincerà a spiegarci la fase teorica. Buonasera a tutti, io sono Alessia e vi spiegherò l'organigramma di istituto. Allora, ci è servito per comprendere l'organizzazione completa e generale all'interno di ISPRA. E adesso lascio la parola alla mia compagna. Allora, io sono Michela e in questa slide viene descritta la composizione dell'area comunicazione. E a tal proposito ogni referente di ogni casella ci ha spiegato la propria attività lavorativa. Tra questi possiamo trovare il responsabile area comunicazione, segreteria area, responsabile sezione coordinamento tecnico, redazione portale web, ufficio grafico, distribuzione e gestione materiali editoriali, organizzazione eventi e organizzazione stand, ISPRA TV e realizzazione documentari e ufficio amministrativo. Come già detto precedentemente, attraverso il diagramma di flusso del processo eventi, vi descrivo la fase di pianificazione. A fine anno, la responsabile della comunicazione invia un'email tramite moderatore all'unità ISPRA. Viene successivamente fatto un calendario di pianificazione eventi annuale su un file Excel. Per ogni evento è nominato referente organizzativo. L'unità richiedente scientifica compila la scheda per richiedere il supporto per la cura dell'immagine grafica coordinata per tutti i prodotti di comunicazione da realizzare. Si fa un primo incontro ufficiale con tutti gli attori coinvolti nell'area comunicazione e l'unità richiedente, gli esperti nel proprio campo dove vengono pianificate tutte le attività dell'evento e le modalità e i tempi di attuazione. Si redige un primo cronoprogramma di massima. Terminata la fase di pianificazione, si passa alla fase organizzativa realizzativa che vi spiegherà Alessia. Nella fase organizzativa e realizzativa viene applicato ciò che è stato pianificato precedentemente e si attua un'eventuale rimodulazione del tempo necessario per la realizzazione di una o più attività. Poi si effettuano dei sopralluoghi appunto presso i luoghi dove si svolgerà l'evento e con la verifica poi degli spazi logistici, quindi la capienza della sala, e l'accessibilità delle apparecchiature audio-video e spazi di ristorazione. Poi si dà l'avvio all'attività di inviti attraverso la mailing list, che può essere istituzionale e o scientifica. E a seguire c'è il montaggio di fase di stampa
con l'aiuto della grafica, e dove si verificano tutti i prodotti editoriali. Infine, se nell'evento è previsto un catering, allora si sceglierà il menu per la ristorazione. Successivamente ci sarà la fase di allestimento e di erogazione. E nella fase di allestimento c'è una breve riunione informativa per l'assegnazione di ogni ruolo. E invece nella fase di erogazione si organizza tutta la fase di accoglimento del materiale per l'allestimento della sala. Poi c'è la sistemazione logistica dell'accoglienza dei partecipanti, dei relatori e della stampa, la registrazione di ogni partecipante, e il referente organizzativo si assicura che ci sia la necessaria assistenza. E dopo la fase di a chiusura evento c'è la fase di disallestimento e quindi infine la fase di post-produzione, dove si conteggiano le effettive presenze reali di ogni partecipante. Si conteggiano e si elaborano le schede di feedback, quindi di gradimento, e si fa la raccolta di queste di slide, fotografie e video che sono state fatte durante l'evento, e si consegnano alla redazione web, che poi successivamente pubblicherà sul sito web ISPRA. E adesso gli approcci reali che ci spiegherà Naim. Buonasera, sono Naim. Gli approcci reali sono le organizzazioni degli eventi che abbiamo lavorato, diciamo. Abbiamo svolto le documentazioni di due eventi reali, il Cervo Sardo e lo Scoiattolo Rosso, delle quali abbiamo elaborato le presenze reali e la valutazione delle schede feedback. Dopodiché abbiamo partecipato a due eventi reali, nelle quali abbiamo aiutato gli organizzatori dell'evento e abbiamo svolto le seguenti mansioni: l'accoglienza e la registrazione dei partecipanti all'evento, sistemazione cavalieri, nominativi, relatori e relativo cambio seguendo tutti gli interventi gestiti dal moderatore, osservazione, svolgimento e assistenza generale, organizzazione e evento. Adesso passo la parola a Francesca che vi introduce come abbiamo organizzato, come ci siamo organizzati per questo evento del 7 giugno. Per l'organizzazione di questa giornata, un corso di alternanza scuola-lavoro, abbiamo messo in pratica tutte le fasi studiate nella teoria. E come prima cosa abbiamo fatto la riunione con il tutor per verificare la disponibilità del budget per realizzare l'evento. E poi abbiamo fatto altre riunioni per analizzare i requisiti per la pianificazione dell'evento, come la disponibilità della sala e la verificazione del funzionamento di tutte le apparecchiature audio-video. Abbiamo compilato la scheda per l'ufficio grafico, abbiamo individuato tutti i materiali di cui avevamo bisogno, come cavalieri nominativi, roll-up, programmi, locandine. Abbiamo compilato il modello sistema gestione qualità, direzione generale, comunicazione della scheda pianificazione evento, e abbiamo individuato tutte le tempistiche ipotizzate e visto tutte le varie deadline. Abbiamo realizzato i cavalieri nominativi dei relatori divisi per scuole, e poi abbiamo predisposto gli elenchi dei partecipanti sempre divisi per scuole. E abbiamo anche fatto gli attestati che poi invieremo in formato elettronico. Abbiamo fatto le copie delle schede di feedback da consegnare a tutti i partecipanti e organizzato tutto il materiale da consegnare il giorno dell'evento. Il giorno prima invece abbiamo fatto delle prove tecniche e il briefing dello staff, e abbiamo predisposto tutte le fasi per la fase post-evento. La nostra presentazione si conclude qui. E volevo ringraziare a nome di tutti l'ISPRA per averci ospitato nella struttura e che ci ha dato la possibilità di fare qui il nostro stage, dove ci siamo avvicinati in modo più diretto al mondo dell'organizzazione degli eventi, e anche per averci permesso di essere presenti come staff ad eventi reali. Vorremmo anche ringraziare le professoresse Vinci e Sbrana per averci dato la possibilità di partecipare a questo stage,
E per ultimo, non meno importante, vorremmo ringraziare la nostra tutor Sabrina Radaparris per averci seguito con entusiasmo e disponibilità durante tutto il nostro percorso. Ancora tre slide a conclusione che però insomma vi sintetizzo o ve le leggete voi, perché è un tema che a me sta molto caro ed è trasversale e applicabile in qualsiasi momento della nostra esistenza lavorativa e non, che riguarda la buona maniera, la gentilezza e la cortesia da usare in qualsiasi situazione, soprattutto anche in questo lavoro che prevede una serie di imprevisti e di, diciamo, inceppamenti della macchina che a volte ti possono indurre a essere insomma meno garbati, però è un punto invece da tenere ben presente. Quindi praticare le buone maniere, individuare le proprie passioni, coltivare il proprio talento e puntare sulle proprie capacità è un'ispirazione che possiamo avere tutti e coltivare. E un'altra cosa è che nella vita bisogna contemplare la possibilità di fallire e di ricominciare, perché il talento e le capacità di resilienza risiedono proprio nell'avere il coraggio di rimodularsi per affrontare sempre nuove sfide. I ringraziamenti dovuti sono tanti a loro ragazzi, Alessia, Francesca, Michela, Nadiemma e Rebecca, di aver partecipato con tempo e serenità al percorso condiviso, all'Istituto Luigi Einaudi e in particolare alla professoressa Vinci e Sbrana per la loro preziosa e presente collaborazione. Ringrazio tutto lo staff di comunicazione, a iniziare dalla mia responsabile Montesanti, fino che ha creduto in questa avventura e ha dato carta bianca per la realizzazione di questo ambizioso progetto, anche se appunto rispetto magari ai colleghi scientifici può sembrare sicuramente di valenza diversa, non voglio sminuire e dire inferiore, però diversa sì. Vi assicuro che le organizzazioni degli eventi comunque prevedono un'attività gestionale sicuramente complessa, come hanno potuto riscontrare anche loro. Un particolare grazie va alla paziente collega Sonia, creativa speciale dell'ufficio grafico di Ispra, a Lorena Chiara per aver realizzato parte dello storytelling on demand di numerosi progetti e a Roberto Pagato, regista dello streaming Ispra, ad Elvira e a tutto lo staff Edu EFA, per avere un grazie particolare per aver coadiuvato noi tutor durante tutte le fasi del progetto. Ultima slide.